Io vengo qui per dire e confermare che Ida Carmina è un sindaco che sta dando un esempio a moltissime amministrazioni. Si è insediata a Porto Empedocle in una situazione non facile e in 5 anni, entro questo mandato, noi riusciremo a rientrare dai debiti di bilancio pesantissimi per dare alla connettività una Porto Empedocle che sia al centro anche dell'attenzione e dello sviluppo turistico di questo posto. Ci stiamo lavorando, ci lavoriamo a Porto Empedocle, ci lavoriamo al governo, ci lavoriamo in Parlamento. Interrompere quindi questa situazione felice, che adesso è ad un punto di svolta, per consegnare il comune di Porto Empedocle ad un commissario nominato dall'esterno, una persona che non conosce questa città, non conosce gli empedoclini, credo che sia una scelta veramente disastrosa. Per questo motivo i consiglieri comunali non possono prendere questa grave responsabilità, perché la città ripiomberebbe assolutamente nell'anarchia. Viceversa, io dico ai consiglieri, ho già fatto un appello qualche settimana fa, lavoriamo insieme, tutti insieme per il bene di questa città. È finita l'epoca in cui sono i potentati a gestire la linea amministrativa di un determinato ente. Qua adesso noi abbiamo chiarito che tutti, e Ida Carmina è un grande amministratore, tutti gli amministratori, tutti coloro che hanno una responsabilità politica devono lavorare insieme. Ci sono moltissime cose da fare. Adesso con i 5 milioni, con l'emendamento che anticipa, non è un nuovo mutuo, noi stiamo anticipando delle somme che sarebbero arrivate nel 2020, noi abbiamo permesso il pagamento dei dipendenti di questo comune, abbiamo pagato le ditte della gestione dei rifiuti e oggi passeggiando per Porto Empedocle che si vede una città pulita, che si può aprire ad un'estate florida in cui veramente possano non solo i cittadini godere di questa amministrazione ben gestita dalla sindaca Carmina, ma anche tutti i turisti. E ci sono state anche esperienze importanti con la ferrovia turistica. Noi abbiamo veramente un piano preciso per Porto Empedocle e mireremo tutto sull'ecologia, mireremo tutto sullo sviluppo turistico, perché Porto Empedocle può dare veramente tantissimo. Quindi un appello ai consiglieri di lavorare insieme, di non gettare questa città ad un commissario esterno e di procedere in un'esperienza che fosse semplicemente insegnare un po' a tutti gli amministratori locali, siciliani e non. Naturalmente ringrazio l'onorevole Sodano, c'è anche l'onorevole Carlo Salvagimino, perché loro mi sono stati a fianco in questa battaglia per fare presente anche al governo le necessità di una città come la nostra. Abbiamo fatto questa battaglia insieme, infatti questo emendamento dico è anche grazie a loro, anche Rino Marinello, Filippo Perconti che oggi è in missione internazionale, fra l'altro andrà in Nigeria per conto del Parlamento, tutti insieme, perché la logica è quella della partecipazione. Io dicevo giorni fa che sono stata aperta sempre alla collaborazione, ho detto sempre la mia porta è aperta, perché per noi non ci sono steccati ideologici. Noi gli steccati li facciamo soltanto a chi vuole gestire in modo improprio questa città, magari sulla base di lobby partitiche o di altro genere, perché per noi questa città Porto Empedocle e degli empedoclini. Io sono soltanto una cittadina che rappresenta tutti gli empedoclini, per cui anche i consiglieri che rappresentano a loro volta la città sono chiamati a collaborare con me perché questo paese possa avere lo sviluppo che merita. E francamente io ritengo che davvero Porto Empedocle sia un po' una punta di diamante e la possibilità di progresso dell'intera provincia agrigentina. Non è la prima volta che lo dico, l'ho fatto un post di recente e ora è conclamato perché è uscito sui giornali che le vie della seta, le vie degli investimenti cinesi passeranno anche per Porto Empedocle, per il quale sono previsti, paese, città per la quale sono previsti degli investimenti anche infrastrutturali forti. Abbiamo avuto qua di recente a novembre la visita del ministro Toninelli. Io sono stata a incontrarli sul cantiere della 640 col Premier Conte e il ministro proprio Toninelli, al quale ho ribadito le richieste che riguardano Porto Empedocle. Ora, interrompere questa esperienza in un momento così delicato, perché come diceva l'onorevole Sodano ci vogliono 5 anni anche per legge per uscire dal dissesto, però che è il momento della svolta per affidare il nostro amato paese ad una persona estranea che verrà una volta ogni 15 giorni, che non avrà il peso e lo spessore politico per poter andare a battere i pugni anche alla regione, al governo italiano. Forse col governo non ci sarà bisogno di battere i pugni perché sono, e lo hanno dimostrato di essere grandemente disponibile in fase di ascolto delle esigenze di questo paese, che poi ha rappresentato anche diciamo, le istanze di altri nella stessa condizione. È finita l'era dei governi tecnici, lo abbiamo dimostrato anche a Roma. Quindi che Porto Empedocle sia da esempio, noi abbiamo bisogno di veri politici, persone
persone comuni che abbiano a cuore le sorti della città, perché come hanno già detto l'onorevole Sodano e la nostra sindaca Carmina, bisogna ripartire dallo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale di Porto Empedocle e comunque in generale del sud. Abbiamo il governo che è maggiormente sensibile al nostro territorio e lo hanno dimostrato fino alla scorsa settimana il Premier Conte con il Ministro Toninelli ad aver sbloccato come primo cantiere l'Agrigento Caltanissetta.